Canzoni segrete, il nuovo album di Pippo Pollina, cantautore palermitano da tempo ormai in Svizzera, un ultimo lavoro nel quale l'artista si interroga sui tempi che cambiano. I bambini di una musica anche domani sono io e mio fratello. Sognavamo attraverso la musica di cambiare il mondo. Il mondo ha cambiato noi perché il mondo si cambia non con la musica ma con altre cose probabilmente. Passato e presente, Pippo Pollina torna con le sue canzoni segrete, un nuovo album del cantautore palermitano che vive a Zurigo da più di 30 anni. Pollina, a metà degli anni Ottanta, lasciò la Sicilia delle stragi di mafia. Un evento spartiacque fu l'omicidio di Pippo Fava. Nel suo giornale, Pollina, allora studente di giurisprudenza, raccontava la realtà politica e sociale. La Sicilia negli anni Ottanta, per chi si impegnava per una società diversa, era un luogo difficile da affrontare perché la violenza di Cosa Nostra si esprimeva non soltanto nei confronti di coloro i quali appartenevano ad altre bande o nei confronti della polizia, dei carabinieri, delle forze dell'ordine, ma anche alle persone di cultura erano nel mirino di Cosa Nostra. La storia di una terra ferita dagli attentati mafiosi torna anche nel suo ultimo lavoro, che ha scalato le classifiche in Svizzera, Germania, entrando anche in quella italiana. Scelte non scontate, dubbi sul presente, un omaggio anche alla storia della canzone francese con la sua Leo. E Leo Ferreri è stato un autore unico. Mi sono reso conto di trovarmi di fronte ad un autore che aveva una cifra completamente diversa rispetto a quella degli altri. E questa cosa è di una potenza straordinaria, per questo rimane ancora oggi attuale. In Italia da marzo sarà in tour, ogni tappa sarà preceduta da un convegno per il trentennale delle stragi di mafia. Gli artisti hanno sempre avuto un ruolo importante e il recupero del significato culturale che la canzone, l'arte popolare deve avere è qualcosa che le generazioni future dovranno probabilmente porsi come obiettivo e io mi auguro che ciò accada.